io devo dire subito che ho letto questo libro e mi sono occupato, e ho letto con molto interesse questo libro, non come studioso di storia, non voglio usare la parola storico, ma come studioso di storia, ma come una persona che ha partecipato, almeno in parte, a questi avvenimenti. Quindi né storico né protagonista, ma partecipe di queste cose. Potrei, anzi forse la migliore cosa sarebbe stata se ci avessimo pensato prima, che io domandassi alcune cose a Macaluso di quelle che sono scritte qua e si facesse un dialogo tra me e lui, quanto ci sono, questo libro è ricco di problemi oltre che di notizie e di informazioni, e quindi si presta a un dialogo di questo tipo, che ha una sua, che avrebbe una sua attualità, anche se si riferisce a un periodo che ha i suoi limiti nella esperienza di Togliatti come segretario del Partito Comunista, cioè il limite ultimo è il 64, insomma il periodo di questo libro. Ora, devo dire che è molto apprezzato la precisione e la puntualità con cui è stato riesaminato da Macaluso in queste pagine lo spirito riformista della linea politica delineata da Togliatti negli anni tra il 44 e la proclamazione della Costituzione Repubblicana. Direi che questo è il tema iniziale di fondo. Ecco, c'è stato un progetto politico, insomma, una presa di posizione politica che hanno avuto una, su cui si potrebbe parlare a lungo per le conseguenze immediate che hanno avuto nella storia del paese. Io potrei parlarne come, diciamo, come dicevo prima, insomma, come partecipe di questa cosa, perché l'enunciazione che Togliatti fece a Napoli nel 43 sulla via democratica e nazionale al socialismo, eccetera, fu una delle cose che mi spinsero, giovanissimo, a iscrivermi a militare nel Partito Comunista. Fu un'enunciazione che ha avuto una... Io vivevo allora nell'Italia meridionale, ero in Calabria, avevo sperimentato già nel periodo della fine della guerra, negli anni 43-44, qualche inizio del 44, qualche aspetto della situazione che c'era allora nell'Italia meridionale, che insomma a pensarci ora può essere considerata come una situazione di estrema difficoltà dal punto di vista dell'organizzazione e della promozione di una prospettiva politica. Il discorso che Togliatti fece a Napoli al suo rientro in Italia fu un discorso che diede a noi giovani antifascisti, che avevamo già un'esperienza, seppure molto giovani, di antifascismo, eccetera, che diede il senso di una politica che era corrispondente alla situazione di quel momento, cioè contrastava con le tendenze che allora erano dominanti alla frantumazione, ognuno andava per i fatti suoi, non si capiva bene in quale linea bisognava, c'era ancora la guerra, era l'ultima fase della guerra,
praticamente nell'Italia meridionale la situazione era particolarmente difficile dal punto di vista dell'aggregazione politica. E questa presa di posizione di Togliatti, che si basava su due punti, due punti essenziali naturalmente, un discorso che ebbe una grande importanza. Uno era lo spirito nazionale, mentre, no, non parlo di me stesso, insomma, avevo fatto qualche lettura prima, quindi avevo un'idea di internazionalismo che non corrispondeva poi quasi alla realtà, alle nostre letture molto giovanili, eccetera, questo aspetto della sua dichiarazione poneva su un terreno concreto il problema della ricostruzione del paese, una via nazionale e democratica nello stesso tempo. Questi furono gli elementi del successo che ebbe la posizione di Togliatti al suo arrivo in Italia, e sarebbe interessante, questo libro è in parte questa, in qualche momento questa importanza è messa in rilievo e sottolineata, eccetera, sarebbe importante ricostruire, come credo forse che non sia stato mai fatto, dal basso che cosa ha significato questo Togliatti, che veramente moltissimi di noi non conoscevamo. Si sapeva qualche cosa, insomma, di Ercoli, che avevamo invece noi altri giovani, diciamo così, intellettuali meridionali, qualche idea cominciavamo ad avere, insomma, non proprio in quell'anno 44-45, ma subito dopo, qualche idea dell'opera di Gramsci. C'era stata la pubblicazione del saggio di Gramsci sulla questione meridionale, che era stata fatta parecchi anni prima e che qualcuno aveva potuto e conosceva e aveva potuto conoscere, ma in sostanza, ecco, quella fu una presa di posizione, ma fu una svolta importante nella storia della coscienza collettiva del nostro paese e in particolare, dicevo, dell'Italia meridionale. Ecco, il libro esamina con grande attenzione, con grande puntualità, l'elaborazione, insomma, di questo spirito riformista della linea politica elaborata da Togliatti negli anni tra il 44 e la proclamazione della Costituzione Repubblicana. Parlavo di me come partecipe. Io come partecipe, che cosa, e non come studioso di storia, leggendo queste pagine, che problema mi sono posto? Il primo problema mi sono posto è stato questo: che corrispondenza c'era, che corrispondenza ci fu tra l'impostazione politica generale di Togliatti e la realtà del movimento e del Partito Comunista Italiano di quegli anni? E il problema che ha, diciamo, accompagnato la mia lettura dalle prime pagine di questo libro, perché queste posizioni erano molto nette. D'altra parte, noi stessi tutti avevamo esperienza che la realtà era molto più complessa, diversa, piena di contraddizioni, eccetera, e in questa realtà comunque una certa forza di penetrazione ebbero queste idee. E a un certo punto, ecco, dicevo, mi sono domandato fino a che punto questa linea strategica fu accolta e assimilata all'interno del Partito Comunista. Mi sono domandato anche, fatto anche qualche domanda sulla coerenza dello stesso Togliatti tra le sue enunciazioni politiche e la concreta pratica politica
della direzione del Partito Comunista, e mi sono anche fatto un'altra domanda che credo sia importante, questo che dimostra che il libro di Emanuele è un libro pieno di suggestioni, di interessi. Che senso aveva questa realtà di un partito, di un movimento, di un personaggio nell'ambito generale della storia e della vita collettiva di questo paese, che in quel momento si stava ricostruendo, che era in una fase di disfacimento, quando Togliatti è arrivato a Napoli, e che in quello stesso momento una parte del paese, essendo stata già liberata, in quello stesso momento si cominciava a porre le condizioni, che cosa bisogna fare. Quindi qualunque cosa che veniva enunciata con autorità, con forza, con una corrispondenza alla realtà del paese, veniva accolta da noi giovanissimi e giovani, forse anche da, anzi certamente anche da personaggi meno giovani di noi, con molta attenzione e molto. E allora io mi sono domandato, quindi, che leggendo questo libro mi sono domandato che cosa si può fare retrospettivamente, diciamo, per verificare l'autenticità di questa posizione e l'importanza che ha avuto nella storia del paese di quegli anni. Non so se è chiaro quello che è. Perché c'è bisogno di una verifica. Certo, i comunisti dicevano queste parole, libertà, democrazia, in maniera anche autorevole, perché Togliatti si capì subito che aveva un'autorità grande, anche perché proveniva dal paese a cui tutti pensavano allora, non solamente i comunisti, ma molti pensavano allora come il paese che aveva dato che stava dando un grande contributo alla guerra contro il nazismo e contro il fascismo. Quindi c'è stata questa, il personaggio, insomma, quello che diceva il personaggio che veniva da questo mondo aveva una forza e un'intensità. A ripensarci ora, però, il problema è quello di verificare in che senso, in che misura e fino a che punto c'è stata una effettiva corrispondenza tra l'enunciazione politica e l'organizzazione, la costruzione reale di una forza politica, la direzione reale di un movimento politico come quello che è stato il Partito Comunista, le sue alleanze, gli organismi, le associazioni che si sono sviluppate attorno a questo partito. Ho pensato che la verifica potesse essere fatta pensando a un momento, diciamo, di un libro che riguarda un periodo che va dal 44 fino al 64, 20 anni, un periodo di 20 anni. C'è stato un momento in questo periodo in cui, no, stavo dicendo, i nodi sono venuti al pettine, non è corretta. I problemi sono emersi con una evidenza molto particolare, specialmente per il movimento comunista a livello mondiale, a livello internazionale. Il 56, l'anno, è inutile che io vi dica che cosa, no, dica voi, sapete meglio di me che cosa è stato quest'anno, insomma, l'anno del 20° congresso del partito, l'anno di un ripensamento del movimento comunista sul piano mondiale, eccetera. Cosa avvenne in Italia? Questo patrimonio di idee, che fu enunciato da Togliatti, eccetera, che effetti, che conseguenze, che efficacia ha avuto in questo momento? Era il periodo dell'insurrezione ungherese, era il periodo del 20° congresso del Partito Comunista dell'Unione Sovietica,
cioè a dire anche di una riforma interna di quel paese che era il punto di riferimento per la, principale per la guerra contro il nazismo e il fascismo, ecco, e quindi insomma credo che sia un momento in cui si può fare una verifica significativa. Ma Caruso sostiene che il rapporto Khrushchev, a pagina non mi ricordo quale, non l'ho scritta, che il rapporto Khrushchev non suscitò una vera lacerazione nel partito, Ecco, a dire il rapporto Khrushchev fu il rapporto in cui il segretario del partito, no scusatemi se non voglio dire delle cose elementari, insomma, perché sennò perdiamo molto tempo, ma insomma richiamare qualcosa il rapporto Khrushchev, tutti sanno che cosa e fu, e secondo Macaluso non suscitò una vera lacerazione nel partito. Ho qualche dubbio su questo punto, è vero che non suscitò una lacerazione nel partito, ma il partito era un aspetto di una realtà un po' più complessa che ruotava attorno al partito e che era essenziale. Però, per esempio, ecco, tanto per dirne una cosa che il rapporto degli intellettuali col Partito Comunista, che fu un fenomeno molto interessante, quello della partecipazione degli intellettuali al Partito Comunista, alla sua azione del sostegno. Io mi ricordo, collaboravo, allora ero molto giovane, con Vittorini per il Politecnico, che fece una rivista che si chiamava Il Politecnico, e questo per esempio fu il caso in cui ci fu uno scontro. Vittorini pure era militante del Partito Comunista, ma in seguito a questo scontro fu uno dei casi in cui ci fu una rottura. Invece in molti casi non ci fu una un'adesione, che ebbe un momento di crisi nel 1956. Ecco perché io penso che questo periodo, questo momento, eccetera, sia importante per una verifica. Ecco, Macaluso ricorda una riunione molto importante della direzione del partito del 20 giugno 1956, che riguardò questo problema, il problema di quello che stava avvenendo nel comunismo a livello mondiale. E giustamente dice Macaluso che quella riunione fondamentale poi della direzione del partito, lui ha visto gli atti direttamente Macaluso, quella giustamente dice che in quella riunione della direzione del partito non si profila una crisi, una crisi del gruppo dirigente del partito, un antagonismo, eccetera. Ci fu in quel quadro generale, ci fu, diciamo, di evidente, di grande evidenza nell'ambito dell'apparato e della struttura del partito, in senso stretto, la presa di posizione di Di Vittorio. Fu una questione che un solo nome, diciamo così, ma creò un dramma nella direzione del Partito Comunista. E naturalmente ci furono anche, ne ricordo io, anche i convegni, le riunioni che si svolgevano all'Istituto Gramsci, che si svolsero allora anche all'Istituto Gramsci, eccetera. Per esempio, a un certo punto arrivò all'Istituto Gramsci mi pare Carlo Muscetta, non mi ricordo, proveniva da una riunione di dissidenti, di intellettuali critici nei confronti del Partito Comunista, un centinaio, che fecero un documento
Noi eravamo in riunione, una riunione della... Si sente? Ci sono 101 anche quelli. Erano 101 anche quelli. E Muscetta ci chiese di... Eravamo io e Zangheri, a un certo punto ci siamo guardati e abbiamo detto, no, abbiamo guardato questo documento, non ci è piaciuto, ma era un documento, vabbè, ora non voglio commentare questo documento, non ci è piaciuto, non perché, soprattutto per la sua impostazione molto sommaria, che andava poco nel profondo della situazione e della gravità dei problemi che si erano profilati. E dichiarammo di non volere firmare questa cosa, però di fare... Abbiamo fatto una dichiarazione che eravamo d'accordo con la posizione di Di Vittorio. Questo naturalmente nel libro di Macaluso non ci può essere perché era un piccolo episodio particolare. Però era un piccolo particolare, però Zangheri era assessore del comune di Bologna. Io ero uno storico in erba, diciamo così, ma uno studioso in erba, non contavo niente politicamente, eccetera, ma fummo espulsi tutti e due. 101 intellettuali se ne andarono e il Partito Comunista, come scelta geniale, che è quella di cacciare i due che non se ne erano andati. Ho trovato questa cosa molto... Al momento non l'ho trovata divertente, devo dire. Oggi la trovo veramente divertente. Allora non l'ho trovata divertente. Io stavo a Napoli e Zangheri stava a Bologna. Non l'ho trovata divertente perché praticamente metteva in difficoltà i miei rapporti con gli amici carissimi che avevo a Napoli, anche nel campo politico. In realtà non ci fu molta, fui espulso, ma insomma sembrava che continuai a mantenere i miei rapporti. Cacciapoti, che era il segretario, posso raccontare anche qualche episodietto così, Cacciapoti che era il segretario della Federazione Comunista, era un operaio napoletano molto simpatico e intelligente, mi disse queste parole: Rosario, tu ti devi chiamare in capo e tutto quello che fa l'Unione Sovietica è fatto bene. E io gli ho detto no, Salvatore, questo non lo posso accettare, non è possibile. E allora, diciamo, ora non posso andare per le lunghe. Noi dichiarammo insieme questa cosa di Vittorio, questa appoggio alla presa di che era molto importante perché dava la presa di posizione di Vittorio, dava grande rilievo e considerava una sorta di rivoluzione democratica quello che era l'insurrezione che era avvenuta in Ungheria. E la nostra dichiarazione fu pubblicata nel giorno, in un solo giornale. Appunto, ma ora non voglio andare oltre certi limiti e racconti di carattere personale che mi vengono in mente, ma credo che non sia stata fatta, e questo è il punto, credo che non sia stata fatta, e questo libro che ho molto apprezzato, che mi ha dato molti elementi per la comprensione di questa mia personale esperienza, oltre che di questa vicenda importante che è stata la storia del partito di quegli anni, Partito Comunista di quegli anni, dicevo, non credo che sia stata mai fatta una indagine dei consensi che la posizione di Di Vittorio ha avuto. Certo, questa riunione è nota, questa riunione ci fu una durissima presa di posizione contro Di Vittorio da parte della direzione. Di Vittorio morì l'anno successivo, credo nel 1956, spero di non sbagliare. No. E io
Di cuore, sì, sì. Io l'avevo. E ecco, ma avendo messo le cose su questo piano dei ricordi, ricordo una conversazione con Giorgio Amendola, che ho avuto negli anni, intorno al 60, mi ricordo, passeggiavamo davanti al Vesuvio di Napoli e io a un certo punto gli domandai, ma insomma perché tu non hai portato avanti quella battaglia che avevi cominciato? Lui aveva pubblicato qualche articolo che fu criticato da Togliatti, se non ricordo male, questo mi può correggere Emanuele, Togliatti lo accusò di provincialismo per questi articoli critici che avevi pubblicato. Ho detto, ma come mai, Giorgio, non hai continuato quella campagna contro quell'iniziativa che tu avevi preso, di una analisi critica, di un ripensamento della linea politica e della strategia del partito? E allora lui mi chiede una risposta, naturalmente la sua non era una presa di un contrasto, era una presa di posizione in cui si accentuava l'autonomia, si tentava di accentuare l'autonomia. Mi ricordo che del partito, insomma, nel quadro, diciamo, generale del comunismo, del partito italiano, nel quadro generale del comunismo. E allora lui mi disse, dice, sai, tu non mi dici questa cosa, ma io sono uscito dalla trincea e mi avete lasciato solo fuori dalla trincea. Mi disse questa cosa. Ora non voglio insistere su questi episodi particolari, cerco di vedere tra i miei appunti se sono riuscito ad andare oltre queste esperienze dirette. Che cosa si può trarre da queste mie, diciamo, osservazioni particolari e sommarie, diciamo? Si può trarre una esigenza, questa sì, che viene dallo spirito, dalla volontà di conoscenza storica, di un maggiore approfondimento di queste vicende e di uno sforzo e un impegno di maggiore conoscenza di quello che è avvenuto anche all'interno del Partito Comunista, ma negli ambienti vicini e negli ambienti che aveva una grande importanza allora la solidarietà culturale nei confronti del Partito Comunista. Ecco, ma c'è anche un altro aspetto, del problema che a mio avviso andrebbe esaminato. Io ho approfittato della lettura di un libro così stimolante per pormi soprattutto degli interrogativi. E gli interrogativi per la cui formulazione è molto importante la lettura di questo libro e per i quali si trova una parziale risposta, una risposta iniziale, diciamo, importante risposta in questo libro di Emanuele Macaluso. E qual è il problema? Il problema che io mi sono posto è questo: che significato ha avuto nella storia d'Italia e del suo sistema politico dei decenni successivi il sostanziale immobilismo con cui il Partito Comunista Italiano ha attraversato la grande crisi del 1956? E credo che questo interrogativo sia corretto, ma insomma la mia convinzione non è priva di dubbi, insomma, come del resto è nella natura di uno che si occupa di storia, perché uno che si occupa di storia, se non ha dubbi, la storia non la può fare, e soprattutto non ha dubbi su se stesso, la storia non la può fare veramente.
Ecco, quindi ora mi sono limitato a indicare soltanto due grandi problemi di questo libro che sollecitano i lettori più anziani a ripensare alle proprie esperienze e possono accrescere la curiosità dei più giovani per la storia contemporanea del nostro paese. Grazie.